L'Aquila primava sotto, poi dilaga nello scontro diretto interno con la Torrese che si chiude sul 5-1 in favore dei rossoblù di Mister Loré. Pronti via e dopo 8 minuti di gioco è la Torrese che la sblocca e si porta in vantaggio. L'Aquila perde palla sulla sua tre quarti difensiva, Gentile vede Bozzi leggermente fuori dai pali e sfodera una parabola perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblù. Ancora Torrese in proiezione offensiva al 17esimo, cross dalla sinistra spizzata di Santi Rocco che premia l'inserimento di Mosca che però non ci arriva per questione di centimetri. L'Aquila sale di tono con il passare dei minuti al 28esimo, Saurino in girata esalta i riflessi di Abate, ma il gioco era fermo per posizione di offside dell'11 rossoblù. È comunque il preludio al pareggio dell'Aquila che arriva alla mezz'ora, azione ubriacante di Massetti che va via un avversario dal fondo, serve il rimorchio offensivo di Saurino che con il piattone mette alle spalle di Abate. Al 35esimo primo cambio per l'Aquila, fuori Carbonelli rilevato da Di Ruocco, cambio che dà i suoi frutti al 42esimo, il 24 crossa dalla sinistra, Bedini in area svetta tra tanti avversari e fa la torre, la difesa ospite non libera e Saurino in girata batte Abate. La prima frazione si chiude con la Torrese in avanti, il tentativo di Mastrilli però si infrange su Bozzi proteso in uscita. Ospiti che inizio ripresa hanno una ghiottissima occasione per pareggiare, sponda di Santi Rocco che libera Di Nicola tu per tu con Bozzi, il 5 ospite però cestina tutto sparando altissimo. Al 16esimo si concretizza l'adagio, gol mangiato, gol subito. Azione insistita dell'Aquila che cinge d'assedio l'area della Torrese e alla fine risolve tutto Massetti con una rasoiata dal limite che non lascia scampo ad Abate. Passano 6 minuti e l'Aquila cala il poker, D'Ercole crea scompiglio a destra, pallone messo a centro area dove Loviso colpisce d'incontro con il collo del piede e insacca alle spalle di Abate. La Torrese scossa prova comunque a restare agganciata alla partita. 35esimo transizione offensiva risolta dal neoentrato Grauberg che però trova il salvataggio sulla linea di Capitan Scognamiglio. 120 secondi dopo sul fronte opposto l'Aquila si porta sul 5-1, tocco smarcante verso Sciba che elude il fuorigioco e sull'uscita di Abate lo beffa con un bel tocco sotto. Abate che si rifà al 43esimo sbarrando la strada di Ruocco. L'ultima fiammata dei 90 minuti è di marca ospite, verticalizzazione a cercare Grauberg, botta di prima intenzione ma Bozzi a una mano si esalta e nega il secondo gol di giornata alla Torrese. Finisce così per l'Aquila una vittoria convincente, di carattere e che rappresenta il miglior viatico in vista della finale di Coppa Italia di Eccellenza Abruzzo in programma mercoledì a Giulianova con il San Buceto. Io temevo tantissimo questa partita, tutti la temevamo perché magari con la testa qualcuno poteva stare a mercoledì. La partita era difficile perché l'avversario è comunque un avversario di livello, gioca. Noi, guarda, non so che dirti, abbiamo pure un po' di sfortuna nel prendere il gol, magari all'inizio, Eurogol, ha fatto un bel gol Gentile e quello magari ti taglia le gambe. Invece oggi ho visto che la reazione c'è stata e secondo me questa squadra ha bisogno proprio di questo, di sbloccarsi, perché quando giochiamo sono convinto che insomma soprattutto sul campo nostro ce ne sta per pochi, l'abbiamo visto anche in altre occasioni. 5-1 un po' pesante, insomma, risultato secondo me troppo largo per quello che si è visto in campo. Come dicevi tu, siamo rientrati nel secondo tempo con il piglio giusto, abbiamo avuto due occasioni veramente importanti, non siamo riusciti a capitalizzare, poi l'episodio del 3-1 ci ha un po' tagliato le gambe e lì sicuramente la qualità dei cambi dell'Aquila ha sicuramente indirizzato la gara. Noi non siamo stati bravi a rimanere in partita, ci siamo un po' disuniti, ci può stare in una squadra giovane che magari viene all'Aquila a fare un certo tipo di partita, si ritrova in vantaggio, abbiamo fatto secondo me un'ottima mezz'ora. Poi c'è stato il gol del pareggio, è tornata in gara l'Aquila, però insomma mi dispiace per il passivo così largo perché, ripeto, secondo me non c'era tutta questa differenza di gol, l'Aquila sicuramente ha meritato di vincere. Per noi motivo di riflessione è che abbiamo perso tutti gli scontri diretti con le tre squadre che ci precedono, quindi la mia squadra è una squadra giovane, lo sappiamo, però insomma avevo chiesto di fare una prestazione di personalità, una prestazione di coraggio, l'abbiamo fatto a tratti, dobbiamo sicuramente continuare a crescere, però insomma sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi.